Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Un video assaggio un po' particolare perché in collaborazione con il sito Itinerando. Ovviamente se vi siete persi lo scorso unboxing, fermate questo video e andatelo a recuperare perché lì vi mostriamo vari snack. Ovviamente vi ricordo che fino al 15 novembre avete il mio codice sconto che è Giulia 10 da inserire al momento del checkout. Potete usufruire del 10% di sconto su tutto il sito, quindi bisogna approfittarne. Ovviamente il codice sconto non è affiliato. Io non mi voglio perdere in chiacchiere perché ho già detto tutto nel video unboxing, ma voglio passare ad assaggiare questi snack. Quindi iniziamo. Ci sono due snack, diciamo, dolci e due snack salati e una bibita. Guarda, io inizierei dal dolce. Okay. Vediamo, dai, che scatole. Facciamo due dolci, alterniamo sempre, come il nostro solito. Vediamo se indovini. Brava, anche io avrei fatto così. Questo. Risi. Sono curiosa. Vai. Ovviamente non c'è il solito cioccolato esternamente il burro d'arachidi, ma è completamente tutto burro d'arachidi. Per gli amanti del burro d'arachidi. Però secondo me questa è una bomba, Vediamo. Guardate, per realtà io non sono una fan di Reese's in generale, però questo potrebbe ispira. Essere l'alternativa. Che belli i prodotti non sciolti. Questo va mangiato direttamente. Sì, sì. Sente un profumo, mamma mia. Vada. Aspettami. Molto buono. Guarda, posso dire, preferisco più questa versione che quella normale. La nota più salata all'interno. Oddio, buonissimo, veramente. Non ha deluso le mie aspettative, veramente buono. Io lo preferisco di più a quello cioccolato esternamente, cioè quello classico. No, ma la crema dentro non è proprio come l'originale, perché è più io sento di più salata. Proprio arachidi, proprio bello. Secondo il mio vedere che è proprio quello che rovina il cioccolato, forse. Ma sì, per forza, no, io 8,5-9 io lo do. Sì, anche a me è piaciuto tanto. 8,5. Oddio, buonissimo. 8,5. Adoro. Prossime. Marchio Lay's, che sarebbe cipolle e a salsa. No, sour cream e onion. Ok. E che pronto. Cos'è questa sour cream? Che panacida. Panacida. Raga, a me non viene mai a meglio, quindi panacida e cipolle. Erba cipollina forse. Secondo me sì, erba cipollina. Vedi com'è. Guarda, non voglio dire una stupidaggine. Non sembra che non abbia mai trovato nessuna patina di questo marchio. No, lì siamo guarda di no. Se non qualcosa a barbecue, ma non nei nostri video assaggi. È delicato però, non è come esempio di Pringles, no. È troppo forte. Posso dire che somiglia un po' come, diciamo, croccantezza, un po' al gusto delle San Carlo. Però hanno questa roba, guarda, sono buonissime. Non sono forti come... No, le loro sono stucchevoli. Oddio, non un gusto particolarissimo, perché alla fine sono buonissime. Io penso di un bel 7. Sì, vabbè, questo dopo ce lo finiamo. 7, 7,5. Molto delicato, non pesante. Una tira l'altra. Esatto. Uguale. Vogliamo prima bere? Beviamo. Ogni volta che mia sorella dice beve, e dobbiamo prima bere, io non posso bere, mi viene sempre mentre quella scena. Io non posso bere. Il vecchio, forse se non proprio video. Il primo Mark Bang che abbiamo fatto. McDonald's. Pepsi Mango, cioè è stata qui ferma 2 giorni nello studio, è freddissima.
Pepsi Mango. Sono curiosa. Io non vedo l'ora. Marò, mi ricorda troppo la Coca-Cola Frizzi Frizzi. Dolce come... Quelle caramelle gommose. Le caramelle gommose uguale. Tipo ciuciù. Infatti la colorazione è molto più chiara. Vedi? Vediamo, vediamo. Non basta passare. Oddio, dolce proprio. Dolce. Però è buona. Buona. Questa, mi ricorda tantissimo. Questa forse è ancora più, più fredda. Proprio ghiacciata. Direi bella. Di più. Però... buona. Ci sta andando benissimo. È un piacere, è un piacere a me. Infatti sì. E io ero un po'... la prendiamo, era la molto prendiamo. Indecisa sul gusto se prendere mango o prendere ananas. Ananas. Prossima pure ananas. Prossimamente prenderemo ananas. A me è piaciuta. No, buona. Sempre un bell'otto, sì, bravo. Questo è no, molto buona, devo dire la verità. Tema mango, continuiamo. Esatto, continuiamo. Ci voleva qualcosa. Wow, comunque è buona. Io avevo tutti i presentimenti, ma... aspetta, facciamo vedere. Beh. Sono dei cracker salati con all'interno la crema di mango. Perché sandwich, penso di sì. Ce ne sono anche tanti dei. Io non mi voglio cimentare 190 grammi, non mi voglio cimentare con il marchio Crawl & Foods. Sottilissimi. No, no, vabbè. Ma c'è il sopra. Non lo so. Ma non possiamo fare sono bellissimi, sì, vai. Oddio, ma sono bellissimi. Aspetta, ma già mi sono... vai. Vai. La crema. Sto dicendo. Forse la crema è un po' troppo dolce. No, non mi fa che impazzire. No. Non sento il mango. No, si sente, però è più... un mango no, ma non mi fa impazzire, troppo dolce la crema. Sento pure qualcosa di no, no ragazzi, no. Se fossero stati pure salati più salati, forse quel gioco di dolce e salato prevale troppo il salato e prevale troppo il dolce. 3 No, allora io do 4 per il pack e tutto, però sapore 2-3. Sì. O forse perché non siamo neanche abituati a questi gusti, però sinceramente... troppo pesante. Troppo pesante, troppo stucchevole, troppo forte. Cioè, quindi già siamo arrivati... al pezzo forte. Al pezzo forte. Questo siamo da mesi qua, ce l'abbiamo. Mamma mia, veramente. E prende buone siepe. Hers. Buffalo. Blue cheese. Non so cosa sia. Io allora comunque sta raffigurato pollo. No, ma è una salsa. No, questo che no, cos'è? Perché si intinge, vedi la salsa, dovrebbe essere una salsa. Vabbè, lo scopriremo. Buffalo blue cheese. Via. Cheese formaggio. Ma cos'è blue cheese? Dire una ricerca su Google, se lo so, ma noi dobbiamo testare con gusto. Un po' piccante. No, non, non è molto piccante, però no, ecco. Leggero, ma non però è. Non è, non è quella cosa buona. A me piace capire su blu. Un po' piccantina, però non troppo. Però sono buone. Questa non è la fine, pensavo fosse... no, ma io non so che significa. Non so. Oh, però sono buone. Forse... pizzica. Ok, io non riesco a decifrare il gusto perché comunque questo fatto di questo peperoncino alla fine copre un po' tutto, però io penso che oltre al formaggio c'è da staccare la cosa, per forza.
Però sono buone. Sono un po' piccanti, però. Se ne mangi di più, si sente. Allora. Ecco. È la salsa a buffalo, che è un condimento piccante che viene utilizzato negli Stati Uniti per accompagnare le lette di pollo e il formaggio blu americano, molto simile al nostro amato gorgonzola, altrettanto saporito. Ok, quindi sono delle patatine al mais, ma che hanno questo retrogusto di questa salsa al buffalo. Ovviamente c'è piccantina, ecco spiegato il mistero. Ok. Però tutto sommato no, sono molto buone. Ma un bel 7,5. 7, penso che sia. Oddio, le mie preferite sono queste, infatti un'altra la devo mangiare. No, ma proprio questo. Addio, vista la roppo. Fammi provare un'altra volta, perché sai come ho dimenticato. No, queste sono buonissime. Noi adesso ci ricambiamo per fare il secondo video assaggio, cioè l'ultimo. Quindi nulla, noi speriamo che anche questo video assaggio vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!